Don Claudio, oggi, proprio oggi, inizia l'anno pastorale qua alla Santissima Annunziata Masoraca. E beh, diciamo che lo fate proprio nei migliori dei modi, ecco. Sì, lo facciamo in grande perché deve essere una spinta per tutti coloro i quali vivono in parrocchia di programmarsi per tutto l'anno ed esprimersi come fedeli cristiani che vogliono incontrare Gesù Cristo, no? In modo particolare lo diciamo ai bimbi, perché i bimbi sono quelli che portano gli adulti. E se un genitore ci tiene al proprio figlio, alla fede del proprio figlio, deve essere il primo testimone, ecco, che trasmetti ai ragazzi quello che Gesù ci ha insegnato. E infatti è bello per noi essere qui con questi ragazzi che vogliono esprimere il loro stare insieme prima di tutto. Don Claudio, allora finalmente oggi inaugurerete i locali dell'oratorio, ecco, diciamo, insomma, prima eravate in affitto, oggi insomma date così apertura ai nuovi locali. Sì, fino all'anno scorso abbiamo usufruito della palestra delle scuole elementari, grazie al direttore e al sindaco che ci hanno concesso questo. D'ora in avanti avremo i nostri che inaugureremo stamattina subito dopo la messa con una benedizione, dove si troveranno i nostri ragazzi nel loro ambiente, nella loro parrocchia, perché possono sentirsi a casa. Benedizione che cosa vuol dire? Benedizione vuol dire aprite il vostro cuore e fate entrare Gesù Cristo nella vostra vita, perché solo così possiamo essere una nazione rinnovata, capace di esprimere durante il nostro cammino l'essenzialità dell'essere, proprio perché pieni di un amore grande che è solo quello di Dio. Lei ha perfettamente ragione, oggi ci troviamo in mezzo a tanti bambini e questo è veramente motivo di grande gioia, di grande soddisfazione. Vedere la nostra parrocchia così partecipata, così numerosa a livello di bambini e di ragazzi, credo che un amministratore possa stare veramente tranquillo. Don Claudio ha trovato finalmente la sua sede naturale, che è quella dove ci sono le suore, insieme ai suoi collaboratori e ai suoi ragazzi. Io voglio ringraziare come primo cittadino Pino Bubbo per l'ottimo lavoro di squadra che ha saputo fare, ha saputo motivare una parrocchia che stava vivendo un momento di difficoltà e oggi la dimostrazione più grande appunto è la partecipazione. Avranno la loro sede naturale, noi saremo a loro completa disposizione con la certezza che insieme potremo fare veramente buone cose.